silenzio, quindi un minuto per dire grazie a chi ha scelto Nogarin e che ha scelto forse un cambiamento. Ma io in realtà il grazie lo dico a quelli che hanno scelto Nogarin, ma lo dico anche a coloro che non hanno scelto Nogarin. Ringrazio la città di Livorno, ringrazio i cittadini livornesi, perché al di là di tutto mi sento veramente investito di una responsabilità importante che va al di là del consenso legato al 53% ottenuto, e quindi è un grazie caloroso che anche legato al dissenso sento di dover in qualche modo esprimere. Un grazie inaspettato? Sai, quando si arriva poi a una tornata non è niente è così scontato, poi comunque il dato importante è un dato dell'astensionismo che comunque è alto e su questo sarebbe opportuno fare, ecco, questo è Livorno. Questo è Livorno. Il dato dell'astensionismo è un dato sul quale invece sarebbe importante fare un'attenta analisi, credo che anzi la faremo, cercheremo di, per quanto sarà possibile, di riavvicinare comunque il cittadino livornese a una politica attiva, anzi credo che da questo punto di vista sia proprio necessario rimettersi al lavoro per poter ottenere collaborazione e partecipazione a tutti i livelli. Quindi un'amministrazione aperta? Un'amministrazione assolutamente aperta al dialogo all'interno del Consiglio Comunale e all'esterno del Consiglio Comunale. Grazie Filippo. Grazie a voi.